Amici telespettatori, buonasera, eccoci con Polifemo, una puntata completamente diversa dalle altre, una puntata in cui vogliamo vivere insieme il clima natalizio e lo faremo attraverso due momenti. Il primo, notte di Natale in via Calamandrei a Taranto, tanti eventi, i noti mercatini, il tutto in un clima di gioia, di festa, soprattutto per i più piccoli, un'iniziativa che appunto presenta anche vari momenti artistici. Nella seconda parte ci spostiamo a Leporano, il glamour del Natale, una iniziativa che si è tenuta, una manifestazione che si è tenuta presso il castello Muscettola di Leporano appunto, che concilia, che mette insieme l'estetica con la solidarietà. Ma è ora di partire con Note di Natale in via Calamandrei. Polifemo sente e vive il clima natalizio. Certo, è un momento particolare per la nostra città, per la nostra comunità, però dobbiamo anche sorridere al Natale, dobbiamo cercare di divertirci insieme, cercando di fare in modo che almeno per questo periodo i brutti pensieri vengano almeno momentaneamente messi da parte. E allora ecco una bellissima iniziativa che vede protagonisti i LACI, Automobile Club di Taranto, e l'associazione Artava. Una bella iniziativa che si sta tenendo oggi domenica 11 dicembre in via Calamandrei. Il titolo è significativo: Note di Natale in via Calamandrei. E partiamo dal presidente dell'associazione Artava, siamo infatti con Armando Blasi. Allora, parliamo di questa iniziativa, le finalità e poi il programma della giornata. È una giornata ricca di momenti di aggregazione per la nostra città. Avremo la possibilità di vedere degli spettacoli natalizi, cori di Natale, Babbo Natale, un momento dedicato anche ai cani, per cui col Santa's Dog, un momento in cui tutti i cani cippati potranno recarsi qui in via Calamandrei e realizzare una sfilata che verrà premiata poi dall'associazione Cool Dog. Come dicevo prima, un momento di aggregazione, si vuole valorizzare questo territorio e questa zona di Taranto con questo evento che ormai è diventato fiore all'occhiello per le manifestazioni natalizie di tarantine. Un appuntamento importante con la musica, con lo spettacolo, con la Leo Dance e gli Elfi Ballerini e tanto altro, per cui noi consigliamo a chiunque voglia intervenire di venire a seguire questa kermesse che inizia questa mattina alle 10 e finirà alle 10 di questa sera. Una occasione soprattutto anche per i più piccoli per vivere il clima natalizio. Noi parliamo, vediamo l'esperienza di tante città, i mercatini, beh, Taranto non è da meno. Beh, sicuramente, è proprio per questo che noi abbiamo voluto con il Santa's Dog e poi con degli spettacoli per la sensibilizzazione al non abbandono degli animali del nostro amico a quattro zampe, abbiamo voluto realizzare tutti questi momenti chiaramente per i più piccini ma anche per i più grandi, perché la sensibilizzazione va fatta a tutte le età ed è importante che venga fatta in questi momenti di aggregazione per la cittadinanza. L'importanza dell'associazionismo, il ruolo dell'associazionismo, un associazionismo protagonista. Sì, noi come associazione Artava siamo sempre pronti e disponibili per qualsiasi genere di iniziativa, soprattutto aperti alla collaborazione, e in questo caso infatti anche l'associazione Piazza delle Meraviglie, la Poiesis e l'associazione Eternia e tante altre collaborano con noi per la buona riuscita di questo evento. Sicuramente a Taranto con queste manifestazioni si respira aria di cultura. Note di Natale in via Calamandrei, siamo con il dottor Pino Lessa, Giuseppe Lessa, direttore dell'Automobile Club di Taranto, una tradizione
che anche quest'anno fa sentire la sua forza, perché effettivamente il Natale ha bisogno di queste iniziative, un momento di distrazione, un momento di aggregazione, in un momento difficile per la città. Certo, questa iniziativa è nata come una scommessa 4 anni fa e chiaramente ci teniamo che questa tradizione continui negli anni e quest'anno stiamo andando in piedi a questo nostro, io dico compito perché è giusto che le pubbliche amministrazioni contribuiscono a far vivere la città con queste piccole manifestazioni dove la gente appunto si riunisce e può passare un momento lieto e felice. Sono contento di averlo fatto, ancora di più perché quest'anno mi pare che Taranto sia una città morta, non c'è niente, proprio niente, quindi queste piccole manifestazioni aumentano di valore nel nulla che esiste. Se pensiamo che girando il centro, non le periferie della città, mancano le luminarie, manca tutto, il clima di Natale non si sente, non si avverte, ripeto, ora è giusto una chiusa, una parentesi, perché lo spirito della trasmissione è altro, dobbiamo sorridere, però non possiamo nascondere la polvere sotto il tappeto e allora ben vengano delle iniziative come questa che vedono insieme enti e società civile, associazionismo. Ma infatti questa è stata la mole che ci ha spinto a farla anche quest'anno e a questo punto cerchiamo di continuare nei prossimi anni. Io ieri sera sono stato a Martina Franca con mio nipote, è veramente un altro mondo. Parliamo di 30 km di distanza, non di 700 km. Certo, città Topolino, insegne, luci, luminarie, c'era di tutto, bellissimo, dove i bambini sono divertiti veramente, quindi mi dispiace per tanto in questa situazione desolante in cui vive. Però intanto godiamoci questo Natale, godiamoci notte di Natale in via Calamandrei. Assolutamente sì, io approfitto e faccio gli auguri a tutti i tarantini perché è giusto che tutti quanti possiamo passare almeno un momento felice. Giovanni Monopoli, presidente dell'associazione Poiesis, proprio a dimostrazione che l'associazionismo può dire la sua, l'associazionismo può animare, anzi rianimare una città. Sì, certamente, noi siamo stati pronti ad accogliere l'invito dell'amico Armando Blasi dell'associazione Artava per essere presenti qui in questa manifestazione e per dare un sostegno alla cultura, già che noi siamo un'associazione culturale, quindi personalmente curo la poesia, ma fra di noi abbiamo altri amici che sono conosciuti per il loro discorso di dialettico, quindi discorso dialettale, un discorso molto bello e quindi siamo presenti appunto per dare il nostro modesto contributo. È Natale per tutti, anche per i cani, una splendida iniziativa dell'associazione Cool Dog presieduta dalla qui presente Monica Miraglia, una sfilata di cani in cui verranno premiati tra i vari cani due esemplari rappresentativi di queste categorie. Una categoria è quella del cane cosiddetto più nataloso, che rispecchia più il clima natalizio, e l'altra categoria prevede il cane che più somiglia ai membri della famiglia, cioè come a dire che il cane è parte integrante del nucleo familiare. E allora Monica, una bella iniziativa perché il cane, che è l'amico più fedele dell'uomo, anche lui a Natale deve essere protagonista. Esatto, allora ringrazio prima di tutto gli organizzatori che ci hanno invitato per la prima volta a questa fantastica iniziativa appunto, e il concetto è quello di far partecipare il cane alla famiglia a tutti gli effetti, quindi non deve essere semplicemente il capriccio, il regalo fatto a un componente della famiglia e lasciato poi fino a se stesso, magari regalato giusto per il periodo di Natale, poi alla prima occasione magari... Non è un giocattolo, è un essere vivente. Se si è deciso di prendere un cane, acquistarlo, prenderlo da un canile, che spesso è il consiglio anche che diamo, e deve rimanere a tutti gli effetti componente della famiglia, quindi l'iniziativa è proprio questa qui, verrà rilasciato a tutti i partecipanti
un attestato dove compare il nome e il cognome della famiglia oltre al microchip, che è una cosa abbastanza importante. Questo, mi perdoni, proprio l'iniziativa, la sfilata è per i cani microchippati, questo è importante il concetto. Devono essere assolutamente microchippati, un po' perché per legge, un po' perché effettivamente così si può risolvere una parte, non del tutto ovviamente, di questi abbandoni. Noi siamo pieni di cani abbandonati per un motivo o per un altro. Con il microchip spesso si può risalire al proprietario. Quando questo non avviene diventa molto più difficile, quindi si hanno serie difficoltà. Poi ovviamente è per legge, quindi dovremmo farne tutti quanti uso, dovremmo, anche perché non c'è nessun pericolo a microchippare il cane, non c'è nessun divieto. Anzi, è proprio una garanzia, una sicurezza. Sì, non c'è nulla di invasivo, è tutto invasivo, quindi non succede proprio nulla, non è dannoso. Il cane deve essere appunto microchippato, già può esserlo fatto dai 60 giorni, anche se è cucciolo il cane, assolutamente. Quindi si spera che questa iniziativa prenda piede e si possa continuare con anche negli altri anni. E grazie. Aaron, eccolo qui, un altro applauso per questo cucciolo normale. Notte di Natale in via Calamandrei continua. Ora gli obblighi pubblicitari e tra poco saremo di nuovo con voi con nuovi spettacoli e con nuove attrazioni. Il Natale e le sue magie. Il Natale è anche magia. Eccoci con il mago Vendaval. Buongiorno a tutti. Sì, siamo qui in attesa di, insomma, esibirci, divertire qualcuno e anche più di qualcuno, insomma. Le caratteristiche della tua arte, perché questa è arte. Sì, possiamo chiamarla arte, l'arte di strada, è appunto la filosofia del nuovo circo, è quella di portare il circo per strada e non più soltanto sotto i tendoni, appunto, e quindi cercare di divulgarlo il più possibile come arte e come sport sociale, insomma. La bacchetta magica e chi mantiene la bacchetta magica. Quindi Alessia, prendi la bacchetta, tienila così, intanto prendi la magica, faccio vedere anche un dito. Tu tieni la bacchetta dritta, Alessia, dritta e sana soprattutto. Aspetta, no, c'è un altro, di riserva, non ti preoccupare, è colpa mia, ti ho dato una rotta purtroppo. Allora, eccola qua. Come dicevo, signori, per fare uno spettacolo di magia serve il mago, la bacchetta e qualcuno che la mantiene. Alessia, prendi la bacchetta, mantienila così, io intanto prendo la magia, la faccio vedere al pubblico, tratti dritta. Un'occasione splendida, magnifica, soprattutto per i più piccoli, affascinati dalle magie e anche dai più grandi, che attraverso questi giochi e giochini di magia ritornano bambini. Sì, certo, come dico sempre in ogni finale del mio spettacolo, mi auguro e sono convinto che alla fine del mio spettacolo qualcuno si sia sempre, anche il più scettico, si sia sempre ricreduto sulla magia. Allora, Alessia, importantissimo, soffia sulla mano, fai una saluto sulla mano. Un colpo di tosse è una puzzetta. Ma vedete, a me il mio maestro l'ha insegnata così la formula magica, se non facciamo la puzzetta non esce la magia, perciò fai la puzzetta, è fatta, vedi che è importantissima, è la cosa più fondamentale di questa formula magica, io controllo, devo assicurare che l'hai fatta, ok, perfetto, possiamo andare avanti? Il trucco c'è ma non si vede. Beh certo, però non lo diciamo. C'è anche il momento del teatro con il duo Le Pizzicared. Siamo con Carmen Adamo. Beh, a Natale anche il teatro aiuta a sorridere. Ma certo, io in verità scrivo proprio delle farse comiche italo-dialettali e recito con la mia partner Angela Solitto. E quindi stasera siamo state invitate gentilmente da Armando Blasi per appunto rappresentare questa farsa qui. Di cosa si tratta? Parliamo un po' del contenuto di questa farsa. Questa farsa in verità è
cioè parla di una vecchietta, degli anziani, no? A volte, molte volte capita che i dottori si mostrano un po', diciamo, scocciati, no? Con il paziente, i clienti, no? Invece in questa commedia è proprio la vecchietta che entra in scena che dà un po', insomma, di fastidio al... Lo mette in difficoltà proprio con la pazienza. E quindi, insomma, poi è un'occasione per riflettere anche, e anche per sorridere. Innanzitutto per sorridere, perché appunto è una farsa comica, quindi per regalare a tutti, al pubblico, un sorriso, perché di questi tempi, specialmente a Taranto, ce n'è tanto, ma tanto bisogno. L'atmosfera di Natale si vive anche attraverso la danza e quindi l'esibizione del gruppo Leo Dance, una manifestazione in cui sono state protagoniste loro, le più piccole, le bambine Natale, chiamiamole così. Poi qui abbiamo il vecchio, il vero, l'autentico Babbo Natale. Allora, Leo, dici un po' com'è stato impegnativo prepararle, ma anche la loro passione, il loro impegno, il loro entusiasmo. Oh, ci tengo a dire che tra tutte le bambine c'era anche un principe, un maschietto, per cui questa iniziativa è nata da un incontro, ecco, se si può dire casuale, perché l'iniziativa che è stata fatta qui nel mio quartiere l'abbiamo subito avvertita e ci siamo fatti vivi con l'organizzatore Armando Blasi, che ringraziamo di averci invitato e averci dato la possibilità di aver dato questo nostro piccolo contributo, che non può far cosa gradita sia ai bambini con questo spirito natalizio e ai genitori, che con queste iniziative non facciamo altro che incrementare la danza, ecco, gioco danza. Si comincia col gioco per poi passare a discipline molto più serie. Io devo ringraziare l'organizzatore, il direttore dell'ACI, Pino Lessa, che anche lui ha contribuito in grande forza a questa iniziativa, e anche le altre associazioni culturali. Per cui se ci uniamo tutti quanti insieme, Taranto in questi piccoli segnali può dare un segnale molto grande, si può cominciare tutti insieme per un nuovo percorso. Babbo Natale, allora ti è piaciuta questa esibizione? Certo, questi bambini sono stati bravissimi e meritano tutti un bel regalo questo Natale. Complimenti all'organizzazione e soprattutto complimenti a questi splendidi bambini. L'atmosfera di Natale si vive anche attraverso la danza e quindi l'esibizione del gruppo Leo Dance, una manifestazione in cui sono state protagoniste loro, le più piccole, le bambine Natale, chiamiamole così. Poi qui abbiamo il vecchio, il vero, l'autentico Babbo Natale. Allora, Leo, dici un po' com'è stato impegnativo prepararle, ma anche la loro passione, il loro impegno, il loro entusiasmo. Oh, ci tengo a dire che tra tutte le bambine c'era anche un principe, un maschietto, per cui questa iniziativa è nata da un incontro, ecco, se si può dire casuale, perché l'iniziativa che è stata fatta qui nel mio quartiere l'abbiamo subito avvertita e ci siamo fatti vivi con l'organizzatore Armando Blasi, che ringraziamo
di averci invitato e averci dato la possibilità di aver dato questo nostro piccolo contributo, che non può far cosa gradita sia ai bambini con questo spirito natalizio e ai genitori, che con queste iniziative non facciamo altro che incrementare la danza. Ecco, gioco danza, si comincia col gioco per poi passare a discipline molto più serie. Io devo ringraziare l'organizzatore, direttore dell'ACI, Pino Lessa, che anche lui ha contribuito in grande forza a questa iniziativa, e anche le altre associazioni culturali. Per cui se ci uniamo tutti quanti insieme, Taranto in questi piccoli segnali può dare un segnale molto grande, si può cominciare tutti insieme per un nuovo percorso. Bene, Babbo Natale, allora ti è piaciuta questa esibizione? Certo, questi bambini sono stati bravissimi e meritano tutti un bel regalo questo Natale. Complimenti all'organizzazione e soprattutto complimenti a questi splendidi bambini. Beh, un programma particolarmente ricco, ho dovuto prendere proprio il foglietto recante appunto la serie di avvenimenti previsti in scaletta. E ora il momento del cantautore neomelodico Mimmo Stornino, impegnato nel progetto sociale Donna. Ed ora l'esibizione del coro della parrocchia di Sant'Antonio di Taranto, diretto dal maestro Giuliana Carenza, con musiche e canzoni di Natale. Momento dell'arte, il momento della commedia, la commedia in vernacolo ideata e interpretata da Carmen Adamo e da Angela Solito. Salve, io mi chiamo Titti, sono una volontaria dell'ANTR, l'associazione che assiste gratuitamente i malati di tumore in fase avanzata e avanzatissima. Noi siamo qui in questa splendida manifestazione, la gente si è avvicinata molto al nostro gazebo, ha visto tutti i nostri lavoretti e quindi siamo felici della serata, anzi della bella giornata che abbiamo trascorso. Abbiamo preso un po' di freddo, ma siamo felici per quello che abbiamo raccolto. Cosa auguriamo a Taranto? A Taranto auguriamo tutte le cose più belle e più buone che possano venire nel prossimo anno.
Di malati ce ne sono tanti, noi ne curiamo tantissimi durante l'anno, quindi noi abbiamo bisogno del vostro aiuto e quindi vi diciamo soltanto di aiutarci a continuare ad assistere quello che i nostri malati. Grazie, passo a Lida e poi c'è un'altra volontaria, Carola. No, io sono timida, non so dire niente, dico semplicemente auguri a tutti, siamo felici di questa giornata e siamo felici lo scopo per cui siamo stati in piazza e abbiamo raccolto dei fondi. Per i nostri malati non pensiamo né al freddo né a niente. Auguri a tutta Taranto e stateci sempre vicino e aiutateci. Grazie. Buonasera, sono Carola. E ringrazio tutti per quello che ci hanno dato oggi e spero che continuino a farlo anche nel prossimo anno, perché abbiamo bisogno per i nostri malati. Grazie e buon anno alla nostra città. Beh, un Polifemo dedicato a note di Natale in via Calamandrei. Abbiamo respirato l'atmosfera di Natale, abbiamo pregustato, per così dire, le gioie che il Natale ci sa dare in un momento difficile per Taranto. Ma questa iniziativa Note di Natale ci ha restituito, ci ha regalato un po' di sorriso, il che non guasta. Ora, dopo il break pubblicitario, un'altra parte di Polifemo e ancora una iniziativa legata al Natale.